Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Per il video di oggi ho pensato di realizzare una ricetta cosmetica, dato che è da un po' che non le realizzo, e per realizzarlo ho pensato di utilizzare il caffè. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, i materiali per il video di oggi li ho trovati su un sito che è molto molto conosciuto in America, in realtà si vede moltissimo anche qua su internet, c'è praticamente dappertutto, si occupa praticamente della vendita di materiali per il fai da te, più nello specifico per quanto riguarda la creazione di gioielli, però in realtà la varietà dei materiali spazia in più o meno tutti i settori del homemade e del fai da te. Il sito di cui vi sto parlando è Panda All Selected. Sono certa che da qualche parte l'avete visto anche voi. Il sito appunto si occupa della vendita per corrispondenza, vende all'ingrosso materiali di alta qualità e vende sia grandi lotti per chi appunto lavora nel mondo dell'artigianato, ma anche piccoli lotti per chi ha la passione e il hobby del fai da te. Il tutto a prezzi molto vantaggiosi, quindi vi consiglio di andargli a dare un'occhiata, vi lascio come sempre il link giù nell'info box, ma adesso vi faccio vedere appunto uno dei materiali che ci servirà per il video di oggi, così indovinate secondo voi che cosa realizziamo oggi, e poi altre cosine che ho trovato nel sito, così in modo da avere un po' l'idea di cosa c'è, di cosa potete trovare all'interno del sito. Innanzitutto il pacchetto è arrivato con la classica imbottitura, con le palline che io amo, e anche all'interno i prodotti sono perfettamente confezionati con la Pluriball. Allora, cosa ho preso da questo sito? Ho preso un kit per fare braccialetti. Mi sono resa conto che è molto più economico e molto più semplice acquistare dei kit per realizzare i braccialetti che non i singoli accessori, i singoli materiali per comprarli. È appunto molto più economico, ma anche molto più rapido, diciamo. E in questo kit ci sono una scatolina già con i divisori, che è già ottimo perché così possiamo tenere organizzati tutti i nostri materiali, e all'interno ci sono appunto le perline di vari colori, stessa dimensione, e in più dei ciondoli argentati, e sempre all'interno del kit ci sono anche dei cordoncini di vari colori che si vanno ad abbinare appunto alle perline. Poi ho trovato dei pezzettini di stoffa, questi sono tutti tagliati della stessa dimensione di 10x10 cm e hanno tutti delle decorazioni e dei colori diversi, come potete vedere dal lato del sacchetto. Ecco qua, più nello specifico diciamo i colori sono quelli base, quindi rosso, blu e giallo ed il verde, e le decorazioni sono tutte diverse. E adesso non ve li apro, però anche all'interno le decorazioni dei pezzettini di stoffa sono tutte differenti. Poi ho preso anche queste decorazioni in legno, e più nello specifico sono due forme differenti ed entrambe le forme hanno anche diverse misure disponibili. Questo è il cuore e questo è il cerchio. Voi come sempre lasciatemi scritto nei commenti con quale di questi materiali vorreste vedere per prima il video, quale vi interessa di più, insomma. Ed infine, ultimo pacchettino, quello che ci serve oggi, queste sfere in alluminio che sono a coppie, che servono, vediamo se sapete a cosa servono. Beh, se avete letto il titolo del video ovviamente sapete già cosa sto per realizzare, quindi è inutile che io faccia i misteri. Oggi andiamo a realizzare una bath bomb al cappuccino. Se c'è qualcosa che vi interessa, che vi piace, giù nell'info box c'è il link del sito e anche il link di tutti i prodotti che avete visto, che avete appena visto. In più per voi ho anche un codice sconto che è DIY by Selena, scritto come lo scrivo di solito io. Questo codice sconto è valido per
tutti gli ordini che farete, quindi si può utilizzare più di una volta, anche questo ve lo lascio giù nell'info box. E niente, a questo punto, dopo aver chiacchierato un'ora, direi di iniziare con la ricetta. Ok, direi di cominciare con la nostra ricetta. Verso in una ciotola una tazza di bicarbonato di sodio. Un quarto di tazza di latte in polvere. Due cucchiai di caffè istantaneo in polvere. Mescolo. Due cucchiaini di olio di cocco che io ho già riscaldato. In modo che tornasse liquido. Se avete quello frazionato non ci sarà bisogno di scaldarlo. Mescolo ancora un pochino. Ultimo ingrediente, un cucchiaino d'acqua. Mettetene un poco alla volta. Ok, facciamo un cambio veloce di ciotola perché, come al solito, sbaglio la grandezza. Ok, decisamente meglio. Ora vado a prendere le mie formine. La riempio con il composto. Schiacciate bene la prima metà della pallina. Più sono compatte e più avrete la certezza che le bombe non si sgretolino una volta tolte dallo stampo. Ok, aggiungiamone ancora un po'. Adesso riempio anche questa. E a questo punto le vado ad unire assieme. Anche qua premo più che posso. Ok, e ora apro metà dello stampo in modo da farla seccare più rapidamente. Vi consiglio di lasciarla un'oretta circa a seccare solo su metà stampo, dopodiché fargli il cambio e farla seccare dall'altro lato. Dopodiché sarà perfettamente pronta, ma ancora meglio se aspettate circa 24 ore. E niente, adesso tocca a voi. Io aspetto sotto nei commenti di sapere cosa ne pensate della ricetta. Fatemi sapere su cosa vorreste vedere la prossima ricetta fai da te e quale dei materiali che vi ho mostrato in questo video vorreste usare nei prossimi tutorial. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!